4 dicembre 2011. Siamo in Basilicata e nella gravina di Matera e nel Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. L'escursione parte nelle vicinanze dell'ex stazione ferroviaria di Monte Scaglioso, vicino alla cava di pietre Bellocchio. Il gruppo del Geotrek oggi è numeroso e c'è anche il nostro presidente. E l'escursione sarà capitanata da Aldo Cottino. È Monte Scaglioso e questa è l'abbazia di San Michele Arcangelo. È il paese di Miglionico. E questa è Masseria Le Pianelle. È appena nato ed è grano, ma a giugno diventerà oro. Ed ora ci stiamo dirigendo verso il vallone di Madonna dell'Aloe. Stiamo costeggiando il vallone della Loa e siamo nella località Murgia Sant'Andrea. Ed eccoci giunti alla chiesa di Madonna dell'Aloe. E il nostro presidente sta ripezzando la scarpa. Le scarpe sono abbastanza rovinate del presidente, significa che ha camminato così tanto e adesso hanno bisogno di cura. Beh, hanno fatto, cura. Ripeto, hanno fatto il Kilimangiaro, eh? Hanno fatto il Kilimangiaro. Beh, quelli che stanno insieme. Sì, seguita, vai, tu guarda a te, non guarda a te. Perlomeno quando ti fermi poi ti fermi, però. Ed ora scendiamo un po' per arrivare alla chiesa rupestre di Sant'Eustacchio. E voilà, ecco la foto. Sì, questa è la chiesa di Sant'Eustacchio, con il villaggio rupestre. Un po' di olio in una trastanza.
là ce n'è un'altra. Abbiamo attraversato Selva Venusio e questa masseria è Casino Venusio. Hai tazzo vai già! È una famiglia di rumeni che vive in questa masseria. E qui stiamo attraversando il vallone delle Tre Porte. È la masseria Selva Venusio. Siamo in località Parco dei Monaci e in fondo la masseria Passarelli. E questo è il vallone del prete. Finalmente una sosta e si mangia, e poi c'è il dolce di Giuseppe e il caffè di Raimondo. Ed ora il nostro obiettivo è la chiesa di Cristo la Selva. Guarda quella di sotto qua. Poi ce ne sono due, no no, c'è anche l'altra là. Sì, sì. C'è tutta una discesa così. Superiore, forse dedicata a San Michele. L'escursione è quasi al termine e abbiamo percorso in totale circa 12 km e mezzo. E qui naturalmente siamo sulla statale e stiamo aspettando che gli amici vadano a recuperare le auto per poter tornare tutti a casa.
una bellissima giornata e un arrivederci alla prossima escursione.